relazioni più allargate. Quindi c'è uno spazio, mi chiesi 18 anni fa ancora, per ritrovare i messaggi che la filosofia antica dava e che hanno alimentato di sé non solo l'antico, ma anche larga parte delle epoche successive? Mi pare di dover concludere, anche per la vostra presenza, che questo messaggio è ancora valido. Ebbene, uno dei più importanti in assoluto esponenti di questa concezione della filosofia intesa come guida pratica alla saggezza, all'etica nel senso non della morale precostituita, ma all'etica nel senso del regolare i propri comportamenti, correggere i propri difetti, una volta naturalmente che questi difetti ci siano evidenti e chiari, nel corso degli ultimi 19 secoli è stato indubbiamente Plutarco. La settimana scorsa, se ricordate, chi c'era ha sentito il professor Curi parlare proprio in avvio di come la lettura di Platone sia fortemente compromessa o comunque disturbata da tutta una serie di sovrastrutture, incrostazioni che si sono venute formando nel corso dei secoli e che hanno, diciamo, di fatto consolidato l'idea che, nel ricordo della famosa scuola d'Atene di Raffaello, sia quella di un Platone che guarda in alto, che vola al di sopra delle cose senza essere concreto nella realtà e via così. Ebbene, quella chiave di lettura è stata mirabilmente alterata dall'intervento del professor Curi, e l'idea di tornare a leggere Platone in una chiave diversa è, diciamo, la cosa più preziosa che lui ci ha dato come messaggio. Allora, tornare a leggere gli antichi cosa significa? Intanto significa metterli all'interno di un contesto che deve essere il più allargato possibile. Io ritengo che questa sia una chiave metodologica fondamentale. È come, riprendendo Martina che accennava ai miei studi su Giotto, allora, se io voglio capire gli affreschi di Giotto, devo avere l'umiltà di entrare nello spirito allargato del contesto culturale, storico, sociale, civile, da un lato della Padova di quell'epoca e dall'altro lato capire chi erano gli antichi che erano alle spalle di coloro che operavano con Giotto e a fianco di Giotto nella ideazione, e naturalmente poi Giotto con i suoi collaboratori, nella realizzazione della Cappella degli Scovegni. Questo è il contesto. Se io perdo di vista i contesti ampi, mi trovo sicuramente ad avere una visione parziale, assolutamente parziale della realtà. Ma torniamo a Plutarco. Prima ho detto 19 secoli, forse dovrei dire non proprio del tutto 19, 18 e mezzo, perché c'è stato, vedete, un periodo storico, grosso modo coincidente con la seconda metà dell'Ottocento, che, chiamiamolo per colpa dello storicismo, o per colpa di quello che io dico essere un filologismo privo di senso, abbiamo perso il senso di leggere gli antichi con l'idea di leggerli. E cioè, cosa è successo? È successo che gli antichi sono stati a un certo punto considerati un repertorio di conoscenze di altre cose perdute. Plutarco, che ha scritto un'infinità di opere, pensate che la sua produzione è più o meno due volte più grande di quella che ci è pervenuta di Platone, con la differenza che di Platone ci è pervenuto tutto quello che ha scritto, tutto, perché Diogene Laerzio ci dà l'elenco delle opere di Platone scritte da Platone e coincidono con quelle che noi possediamo. Il catalogo delle opere di Plutarco che possediamo è più o meno meno della metà delle opere che noi sappiamo che lui aveva scritto. Abbiamo un elenco completo delle sue opere redatto in antico e ne possediamo meno della metà.
però questo meno della metà da solo fa sì che siano 5 volte più ampi della produzione completa di Platone. Quindi provate a pensare quale, diciamo, straordinario repertorio di conoscenze ci sia all'interno della produzione di Plutarco. Però, dicevo, nella seconda metà dell'Ottocento Plutarco ha cominciato ad essere perso di vista come scrittore, ma a essere utilizzato per la ricerca delle cosiddette fonti perdute. Cosa vuol dire? Noi abbiamo, come sapete, perso quasi il 90% di ciò che i greci avevano prodotto. E allora un grande repertorio come quello di Plutarco veniva usato come una sorta di grande miniera per andare a ricostruire, che ne so, il pensiero della fisica di Crisippo, o per andare a ricomporre quale poteva essere, che ne so, la linea filosofica di Antistene. E così è come se noi, per esempio, prendessimo, pensate un'opera, quella che volete, va bene i Promessi Sposi, cito così a braccio, e andassimo a prendere i Promessi Sposi per andare a cogliere il dettaglio relativo alla guerra o ad altro, perdendo di vista la lettura dell'opera. Bene, se dovessimo fare, non ho il tempo di farlo oggi, ma se dovessimo fare una rassegna del pensiero che ha prodotto Plutarco su coloro che lo hanno amato e venerato nei secoli, fino, dicevo, metà dell'Ottocento, ha continuato ad essere amato anche alla metà dell'Ottocento in avanti, però, hai capito, con un atteggiamento diverso, che ha portato a far sì che non lo si traducesse più. Ed è questo un altro elemento fondamentale del nostro discorso. Se uno scrittore non viene tradotto, e non viene tradotto con i commenti adeguati per renderlo comprensibile a un pubblico largo, inevitabilmente è perduto. È perduto. Non possiamo permetterci di leggere le traduzioni condotte secoli addietro. Dobbiamo avere una traduzione corrente, con, diciamo, il supporto che è necessario per la sua comprensione. Cosa vuol dire questo? Che se cita, come vedremo nelle pagine, se cita un personaggio storico, non tutti sappiamo chi sia, a meno che non sia Alessandro Magno, e quindi ci vuole quel minimo di, se cita un filosofo o se cita un poeta, abbiamo bisogno di quei rapporti. Ma dicevo, tra i grandi che lo hanno venerato e trasmesso all'attenzione, tutti quelli che voi state pensando, da, che ne so, Erasmo da Rotterdam fino ad arrivare a Giacomo Leopardi, passando attraverso tutti quelli che pensate, non so, da Beethoven a Rousseau. Perché cito Beethoven? Perché Beethoven, quando scopre la sua sordità, scrive proprio che il conforto, la sua sordità, gli viene dalla lettura di Plutarco. Perché? Perché era un autore che faceva parte del bagaglio culturale profondo di grandi pensatori. Rousseau, per esempio, ha cominciato a occuparsi di Plutarco quando aveva 6 anni, pensate, e lascia detto a un certo punto in un suo scritto che avrebbe desiderato morire mentre stava leggendo Plutarco. Montaigne dice addirittura: senza questo libro saremmo ancora immersi nel pantano. Ci ha relevé du Bourbier, ci ha portato fuori dal pantano. Allora, verrebbe voglia di dire, forse, no, se non abbiamo questa dimestichezza con questo grande scrittore, questo grande pensatore, rischiamo anche noi di trovarci in una situazione difficile. Citavo Leopardi. Pensate, c'è un punto dello Zibaldone, che è una riflessione che sta conducendo Leopardi sullo stile dei filosofi. E a un certo punto, ve lo leggo perché vorrei essere proprio preciso, a un certo punto dice... Siamo nello Zibaldone, 1 maggio 1822... Plutarco non si può recare per modello né di lingua né di stile. Poi, volendo, approfondirò con voi in fase di discussione.
essendo però stato forse più filosofo di tutti i filosofi greci. Che è meraviglioso perché dice essendo però stato forse, ci mette anche un forse, più filosofo di tutti i filosofi greci, molti dei quali sono esempio di perfettissimo scrivere, ma non erano così sottili come Plutarco. Questo è il giudizio di Giacomo Leopardi. Come vedete, che cosa è successo? Che per esempio i nostri filosofi qui non lo studiano, non lo considerano un filosofo. C'è una tradizione che è nata negli anni Ottanta, di fatto in Francia, che si lega a un pensatore, Jean Nadeau, che ho scritto H-A-D-O-T, che è autore di diversi libri proprio sul tema della ricerca della filosofia come cura di sé, che naturalmente riporta all'attenzione Plutarco con tutta la sua forza e con tutta la valenza del suo insegnamento. Però tuttora non è considerato un filosofo e non è considerato degno di essere studiato in ambito filosofico, ed è una cosa francamente sorprendente. Noi abbiamo un'altra svisatura su Plutarco che è formidabile. Perché? Perché in Italia Plutarco viene subito identificato con le vite parallele, delle quali si dà un'idea completamente diversa da quella che è la realtà del pensiero che sta sotto la concezione dell'opera, e cioè è lo stesso modo di sentire che è accaduto in ambito umanistico rinascimentale e che poi si è riprodotto in ambito romantico. E cioè che cosa? Le vite dei grandi greci, ma soprattutto dei grandi romani. Noi lo capiamo se andiamo nella sala dei giganti e vediamo questi grandi del passato che vengono naturalmente a coincidere con l'esaltazione dei tempi nuovi, del recupero della classicità, dell'orgoglio della romanità e di quant'altro. In epoca romantica, pensate Foscolo, le ultime lettere di Jacopo Ortis, il divino Plutarco, no? Schiller che scrive, no, quell'opera di Räuber, quella che poi viene musicata da Verdi, no? I Masnadieri, che inizia, l'opera I Masnadieri, inizia proprio con queste parole: quando io leggo in Plutarco ho noia, ho schifo di questa età di imbelli. E qui capite, vi ricordate se non altro l'Alfieri che impazzava alla lettura di Plutarco vedendo le grandi gesta in un'epoca come quella da lui vissuta nel Piemonte, conservatore e arretrato nel suo giudizio, e quindi questa smania di grandezza che veniva dalla lettura di Plutarco, vite parallele. Ecco, tutta questa cosa è sbagliata, semplicemente. Il piano delle vite parallele risponde a un altro concetto, ed è, pensateci, tutte le varie componenti umane che noi possiamo in senso generale definire positive o negative, si riscontrano meglio nelle vite vissute, nelle biografie di determinati personaggi. Biografie che possono essere positive, globalmente positive, o addirittura decisamente negative. Quindi è il concetto che non vale la pena di parlare della virtù in senso astratto se non la si fa vedere in senso concreto all'interno delle scelte operate da un uomo virtuoso. Quest'uomo virtuoso a sua volta può avere molti limiti di diversa natura. Essere cioè rappresentante di una aretè, di una virtù, di una virtus in un determinato campo, ma non in altri campi. L'esempio più noto, che io amo citare perché è così immediato, è proprio legato alla vita di Catone il censore, che è il modello naturalmente della frugalità, del buon governo, della serietà, no? Il censore, quindi valori morali radicati e profondi,
per cui gli nasce l'unico figlio e allora assiste la moglie quando naturalmente lo allatta, aiuta la moglie a cambiargli i pannolini, diremmo in termini moderni, quindi insomma un padre molto, molto premuroso e contemporaneamente si sente investito del ruolo di padre di tutti i romani e quindi di prodigarsi con tutta la serietà possibile per il buon governo della città, però per esempio suggerisce al pater familias ideale, di cui tratta nel De Agricultura, che siccome il padre di famiglia, cioè, non è un benefattore, se si trova un servo vecchio ammalato o un bue o un animale ammalato, li deve vendere o abbattere, perché il pater familias deve ragionare in termini economici, non in termini di solidarietà umana. Ecco, c'è questo capitolo 5 di Plutarco che inorridisce di fronte a questo e scrive delle cose terribili su questo modo di pensare alle persone e agli animali. Questo gli è valso, no? Pensate, c'è una frase che dice gli animali non devono essere da noi amati quando sono cuccioli, ma devono essere amati soprattutto quando sono vecchi e malati. Questo gli è valso che è il patrono della LAV, Lega Antivivisezione. Ecco, tanto per capire la grandezza del personaggio. Ma accanto a queste vite parallele che liquido così in poche, c'è un'enormità di altri scritti, sono 82. Io nella mia lunga esperienza con lui ne ho tradotti una quarantina e quindi voi direte se sono a metà dell'opera. Purtroppo no, perché una sola di queste opere è più grande di tutte quelle che ho tradotto finora, perché è vastissima e quindi è una sorta di grande enciclopedia. Sono 90 questioni, le più diverse, messe insieme con, diciamo, il tema legato al convivio fra i saggi che ne discutono, eccetera, eccetera, come immaginate, e di diverso genere, si va dall'astronomia alla disquisizione sottile a mille cose che immaginate, compresa una che si occupa del se sia meglio fare l'amore al buio o alla luce, con tutte le riflessioni filosofiche legate a questo. Conclusione era alla luce, perché ci può essere qualcuno curioso di conoscere la risposta, ma dico questo non per pruderie, ma semplicemente per farvi capire che è per certi aspetti un altro mondo, e torniamo a quel contesto di cui parlavamo prima. Per cui quando uno mi dice ma Plutarco è attuale, io dovrei dire per fortuna no, nel senso che non è corrotto dall'attualità di, però le cose che ci dice, vedrete anche questa sera, ho portato alcuni ho cambiato tutto a dir la verità, perché avevo intenzione di parlarvi del trattato sull'amore, perché non mi pareva bello il giovedì prima delle elezioni toccare il tema politico, ma siccome il professor Curi ha introdotto Platone dal punto di vista anche politico, allora ho messo insieme in 448 una sillogina delle due opere, delle due, ci sono 8 trattati politici di Plutarco, ne ho presi 2. E forse è il caso che lascio questo parlare così a braccio e gli diamo la parola, come la formula prevede, nel senso di Pisani legge Plutarco. Lo leggerò commentandolo per quello che è possibile. E dicevamo però l'attualità o la non attualità, voi la verificherete in base ad alcune suggestioni che vi verranno. Ma vi ricordo che quest'anno è anche il 500° anniversario della pubblicazione del Principe di Machiavelli. E sarebbe stato interessante leggere, per esempio, l'Anti-Machiavelli di Federico II di Prussia, il quale Federico II di Prussia venne scoperto da suo padre Federico I, che era un gran bastardo,
e voleva che questo suo figliolo, che aveva inclinazioni artistiche, fosse invece un generale prussiano, quindi che avesse, come dire, la mentalità del soprano duro e spietato, e invece aveva a che fare con un giovane di temperamento artistico. Venne scoperto di notte mentre, questo ce lo racconta Federico II, non è che sia un'indiscrezione, mentre di nascosto col lume di candela leggeva Plutarco. E quindi lo mandò subito in un collegio dove l'ordine era che non avesse a che fare con libri assolutamente. Voi sapete che Federico II è stato anche un raffinato musicista, un flautista, ci ha lasciato anche opere. Tutti ricordiamo i rapporti, no? Con il grande Bach. Insomma, è inutile che adesso ci dilunghiamo su Federico II, ma è anche lui un grande plutarcheo, un grande amico di Plutarco. Allora, Federico II scrive un bel trattatello che si intitola L'Antimachiavelli, e la chiave antimachiavellica viene da Plutarco. E quindi è carina questa contrapposizione, no? Per cui per criticare Machiavelli di fatto mi servo di Plutarco. Allora, c'è questa prima opera, Se un anziano debba fare politica, che è anche carina come titolo, è una lunga opera. Qual è l'occasione? È scritta da Plutarco a 80 anni e lo scrive a un suo coetaneo, tal Eufane, il quale gli ha scritto che, insomma, giunto ormai all'età di 80 anni, non si sente più di ricandidarsi per, diciamo, l'azione politica in Atene. Ecco il contesto: Atene è ormai una città un po' come Venezia, no? Ridotta a essere una grande capitale del passato, della cultura e di quant'altro, e dove erano attive le scuole filosofiche, dove si andava per imparare il greco e per seguire le scuole dei filosofi, ma non è certo una città che ha un ruolo importante sul piano politico o, diciamo così, in generale, nemmeno all'interno della Grecia. Ebbene, Plutarco dice, ma no, guarda, la politica bisogna farla sempre, perché un uomo non può fare a meno di dare alla sua città il contributo di ciò che può dare, con generosità, con lo spirito giusto, poi leggeremo le sue parole e lo vedrete, ma non necessariamente rivestendo una carica pubblica. Lo può fare in qualunque momento della vita. Leggiamolo. Allora, è un errore credere, vi ho messo tre passi, è un errore credere che fare politica sia come navigare o condurre una campagna militare, e che anche l'azione politica sia promossa in vista di altri obiettivi e si esaurisca nel momento in cui li si consegue. Certo, quando uno si mette per nave e vuole raggiungere una destinazione, una volta che l'ha raggiunta, no, ha finito il suo viaggio, quindi ha colto il suo obiettivo. E così per la guerra. La politica non è un servizio che si conclude alla scadenza di un mandato, ma la scelta di vita di una persona mite. Quindi, come vedete, la politica è la scelta di vita di una persona mite, dotata di istinto sociale e politico, nata per consacrare tutto il tempo che è chiamato a vivere alla città, al bene e all'uomo. Ecco perché è un dovere fare politica, non averla fatta. Così come è un dovere dire la verità, non averla detta. Praticare la giustizia, non averla praticata. Amare la patria e i concittadini, non averli amati. Ecco, questa idea della politica come impegno assiduo, quotidiano, costante. E poi dice, fare politica non è solo ricoprire una carica pubblica, prendere parte a una bascheria, levare forte la voce in assemblea e agitarsi sulla tribuna, discutendo o presentando decreti, che è poi quello che abitualmente si intende per fare politica, così come si pensa che i filosofi, sentite come ci dice questa cosa bella, siano quelli che dissertano dalla cattedra o che fanno lezione commentando i testi, mentre sfugge del tutto la politica e la filosofia che si può osservare nell'assiduità quotidiana delle opere e delle azioni. Fare politica è la stessa cosa che fare filosofia. Ecco, questa è la definizione, come dire, lapidaria. E cioè, come Socrate faceva filosofia
senza disporre banchi o sedere in cattedra, senza rispettare orari stabiliti per la lezione o la passeggiata con i discepoli, ma la faceva questa filosofia nel bel mezzo di un gioco, se capitava, ad una bevuta in compagnia, mentre partecipava a una spedizione militare o si trovava in piazza con alcuni di loro, e da ultimo quando era in catene e beveva il veleno. Per primo mostrò che la vita in ogni sua parte, momento, in ogni circostanza e attività è sempre aperta alla filosofia. Così si deve ragionare anche nei confronti della politica. Gli stolti non fanno politica nemmeno quando sono strateghi, segretari o oratori pubblici. Cioè oratori pubblici vuol dire uomini politici impegnati in quello che oggi noi chiameremo il Parlamento. Ma agiscono da demagoghi, da imbonitori, da sediziosi, e se si accollano qualche liturgia sono i servizi che venivano resi con le proprie sostanze per il bene generale, no? Perché qui non c'erano a quest'epoca le tasse nella città, ma i ricchi erano portati a assumersi l'incarico di mantenere per esempio le attività di un ginnasio o le attività legate a uno spettacolo teatrale. Quindi con i loro soldi, con la loro forza economica, si assumevano questi servizi pubblici che venivano in greco chiamati liturgiai. E esattamente il termine poi passa nel linguaggio, diciamo, della Chiesa come servizio, la liturgia, fare la liturgia e compiere il servizio naturalmente ecclesiale. E se si accogliono qualche liturgia è perché vi sono costretti. Mentre chi è animato dal sentimento della comunità, da amore per l'uomo e la patria, chi assorte le cuori della sua città ed è politico nel senso vero della parola, anche se non riveste la clamide, cioè anche se non ha un ruolo istituzionale, fa sempre politica, stimolando i potenti, guidando chi ha bisogno di guida, assistendo chi deve prendere le decisioni, dissuadendo i malvagi, incoraggiando gli onesti, mostrando chiaramente di non prestare una distratta attenzione agli affari pubblici e non andando a teatro o in consiglio quando c'è un'urgenza o una convocazione per prendere posto in prima fila. Ecco la famosa prima fila che è un dato costante. E neanche per divertirsi una volta dentro, come se stesse assistendo a uno spettacolo o a una lettura pubblica. Ma, anche se non è presente di persona, lo è in spirito. E si tiene informato sulle decisioni che vengono prese, approvandone alcune e manifestando per altre il suo disappunto. E così, nella conclusione del testo, gli anziani e la politica, si capisce, nella chiave che ho detto prima, è essendo dovere di un uomo fare politica nel senso alto del termine, è evidente che a maggior ragione lo ha un anziano che ha una grande esperienza di vita, di attività e quindi è in grado di dare più di qualunque altro consigli, questo indipendentemente dal ricoprire una carica pubblica. Ma questo potrebbe dare l'impressione che questa lunga opera sia un po' come, diciamo, l'immagine platonica, che cioè si stia dissertando di cose alte e che sono davvero poco legate a quella che poi è la realtà effettuale della politica. Mi viene in mente quella frase di Marot, che vi do in una traduzione italiana, quando Marot dice non si può fare politica con la morale, on ne fait pas de la politique avec de la morale, ma non si può fare nemmeno senza. Allora, qui, se noi traduciamo morale, etica, non si può fare la politica con l'etica, ma non si può fare nemmeno senza. Questa riflessione di Marot è anch'essa derivata da Plutarco. E lo capiamo bene, perché in quest'opera che adesso esamineremo, che si intitola Consigli politici, politica parengelmata in greco, che il latino poi nella tradizione umanistica traduce precepta gerende rei publicae, principi, quindi precetti per ben governare, precetti per governare lo Stato.
Interessantissima opera che naturalmente nel corso dei secoli, quelli che abbiamo citato prima, dal ritorno di Plutarco in Occidente, che di fatto coincide con gli inizi del Quattrocento, la prima opera che torna di lui è nel 1373 e ritorna ad Avignone sulla spinta di Petrarca. E ritorna il famoso De coibenda ira, che è un'opera interessantissima perché naturalmente se ne avevano notizie attraverso anche la tradizione medievale, e quindi l'ira, essendo quella passione devastante di cui spesso, no, siamo vittime un po' tutti, questo De coibenda ira è il primo testo che viene conosciuto in Occidente di Plutarco, ma è un caso abbastanza isolato. Poi diciamo dal 400 in avanti Plutarco entra a piene mani, alla fine del 400 è già tutto tradotto in latino, quindi ormai portato alla conoscenza delle persone colte, il greco nel frattempo si è imparato, speriamo di non vederlo dimenticato fra qualche generazione, visto la decadenza in cui siamo, e eccetera, eccetera, quindi è ritornato. Però quest'opera tratta del rapporto tra i politici e la democrazia, e in questa età di democrazia non ce n'è. E quindi è un'opera che resta di fatto sotto traccia. Sotto traccia. Sarà un caso che, come ci sono i venti di Napoleone, 1796 Parma, 1797 Venezia, questa opera viene subito tradotta? Tra l'altro, nel caso veneziano, tradotta da un accademico nostro, qui di quella che oggi è l'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, Zanardi. A Padova no, quest'opera si trova però solo nella biblioteca del seminario, e quindi nell'università e nella Galileiana, eccetera, non c'è, che è un po' così curioso, ma è strano. Allora, quest'opera in che cosa consiste? C'è un giovane che vuole accostarsi alla vita politica e chiede a Plutarco, io non ho il tempo per raccontarvi cosa facesse Plutarco in politica, ma è interessante se lo andate a leggere in quel libricino che trovate qui in ingresso, che cosa diciamo, gli chiede? Gli chiede i consigli sulla sua decisione di entrare in politica. Dammi un manuale per, come dire, il bravo giovane che vuole dedicarsi alla vita politica. E Plutarco gli scrive questo testo, Politica Paragelmata. Ed eccolo qui allora. Io vi ho diviso per capitolini, non ho il tempo di leggere tutto, anche perché rischio di annoiare, ma la prima cosa è la scelta. Cioè, come se dicessimo, perché vuoi entrare in politica? Vuoi entrare in politica per qualche obiettivo che sia diverso da quello per il quale un uomo deve scegliere di entrare in politica? Leggiamolo. Prima di tutto è fondamentale che l'attività politica abbia come base stabile e solida una scelta fondata sul giudizio e sulla ragione, e non un capriccio improvviso dettato da vanagloria, cioè ambizione o mancanza d'altre occupazioni. Chi non ha niente di bello da fare a casa sua passa la maggior parte del tempo in piazza anche senza motivo. Così certuni si danno agli affari pubblici perché si trovano liberi da altri impegni personali che meritino di essere seguiti, prendendo la politica come una sorta di passatempo. Frequente è anche il caso di chi si è accostato alla vita pubblica in modo casuale e quando non ne può più fatica a districarsene, finendo per trovarsi nella stessa situazione di chi è salito in barca per scuotere il corpo, ma poi una volta al largo comincia a soffrire di mal di mano e rimane a scrutare l'orizzonte in preda a nausea e agitazione, senza poter far altro che restare dov'è e rassegnarsi alle circostanze. Guardiamo questi due casi. Allora, il primo caso è quello che dice, beh, insomma, adesso io mi devo mettere in luce, voglio fare una bella carriera, naturalmente il contesto è quello della micropolitica, in questo caso, la politica della città, e quindi ho voglia di fare questa cosa perché non ho altre occupazioni a cui dedicare il mio tempo.
E quindi lo fa per vanagloria, ambizione o mancanza di altre occupazioni. L'altro invece è quello che si trova coinvolto nella vita politica un po' per caso. E la prima cosa da notare e che quindi ci porta a vedere che tutto il discorso che stiamo per fare è non con il dito puntato in alto ma con il dito puntato in basso, è che dalla politica è difficile uscire. Quando uno entra in politica è come uno che per curarsi il catarro, allora si usavano queste cose, no? Si montava in barca, si andava quando il mare era un po' agitato e così uno veniva scosso e oppure si andava in carrozza con una certa accelerazione, questo scuotimento veniva considerato un rimedio al catarro. E quindi dice, è come quello che va in barca, capito, per il liberarsi del catarro e invece si becca il mal di mare e non sa più come uscire da questa situazione. A forza di pentimenti e inquietudini, costoro ottengono anche di screditare in modo gravissimo l'attività politica. Se avevano alimentato speranze di gloria, eccolo là, no, di farsi belli, e si vedono piombati nell'oscurità, quindi la delusione della vita politica. O se si aspettavano che il potere li rendesse temibili agli occhi altrui, ci sono anche quelli che dicono c'ho il potere, quindi gli altri stanno intimiditi di fronte a me, e si trovano invece impelagati in situazioni pericolose e angoscianti. Vedete che io vi stacco perché questi sono tutti pensieri, perché lui poi fa tutta una serie di esempi, gli esempi delle persone concrete, dei noti del passato che hanno fatto questa scelta e quest'altra e hanno subito questo o quello. Chi al contrario ha iniziato a occuparsi degli affari pubblici per intima convinzione, in base a un preciso ragionamento, reputandola la più nobile delle attività e la più adatta a lui, non si trova esposto a turbamenti del genere e niente può indurlo a cambiare opinione. Ed ecco un altro passaggio simpatico. Questo Montanelli lo pose, lo ricordo bene, in un suo intervento in prima pagina sul Giornale, dove disse che coloro che volevano uscire da Tangentopoli, dalle galere, ma era un anno lontano, 20 anni fa, dovevano prima superare un esame su questo testo, questo che vi sto leggendo. E la frase, quella che serviva era questa: non si deve intraprendere la vita pubblica allo scopo di trafficare o lucrare, come fecero Stratocle e Dromoclide, che erano due demagoghi ateniesi del IV secolo, che si invitavano l'un l'altro alla messe d'oro. Messe, cioè andiamo lì, a lei, tanto ci sono i soldi dei cittadini, no? E quindi addio. E è così che scherzando chiamavano la tribuna, e neppure lasciandosi prendere dalla frenesia di una passione improvvisa, come capitò a Gaio Gracco. Qui vi ho lasciato l'esempietto di Gaio Gracco, che così capite. Allora uno potrebbe dirmi, ma scusa, allora questo è un discorso attuale? Non si deve intraprendere la vita pubblica allo scopo di trafficare e lucrare? Vuol dire che la vita, diciamo, politica è sempre stata contrassegnata da questi eventi, questi personaggi, queste cose negative, eccetera, eccetera. Quando era ancora calda la tragica fine di suo fratello, ecco la passione improvvisa, è mortale questa, come aveva deciso di vivere il più lontano possibile dalla scena politica. Questo è Gaio Gracco, quindi Tiberio, suo fratello, era stato ammazzato 10 anni prima e quindi lui, Gaio, aveva deciso mai in politica. Poi gli è capitato naturalmente che un giorno, preso d'ira per gli oltraggi e gli insulti che sentiva da qualcuno lanciare contro di lui, vi si gettò a capofitto, cioè si è sentito animato dalla volontà di, come dire, recuperare la dignità perduta di suo fratello, dignità perduta assieme alla vita. Suo fratello era stato, come sapete, un grande personaggio che aveva cercato di rimettere ordine dal punto di vista sociale con le famose leggi agrarie, ma i poteri forti che esistevano allora come esistono oggi lo hanno assassinato. Sarebbe interessante fare una storia romana o una storia antica guardando ai poteri forti, perché i poteri forti ovviamente ci sono sempre stati,
Sono diversi, magari, ma ci sono sempre state. Ed ecco, sazio ben presto di impegni e di gloria, cercava di ritirarsi e anelava a cambiare vita e ritrovare la sua tranquillità, ma non gli riuscì di deporre il potere perché era ormai troppo grande. Vedi, quando il potere è troppo grande, non riesci a deporlo. E finì per essere ucciso. Quelli infine, senti quest'altra, che per entrare nella lotta politica o rincorrere la popolarità indossano come gli attori a teatro i panni di un personaggio, non era pensata prima, no, delle notizie che ci hanno raggiunto un paio di giorni fa su uno di questi personaggi, indossano, come dire, delle vesti che non hanno. E si espongono a fatali pentimenti, perché si riducono a diventare servi di coloro a cui credono di comandare o a indisporre quelli che vorrebbero compiacere. Quindi ci vuole onestà, sincerità, correttezza nei riguardi della città e dei cittadini, in primis. E quindi se io assumo una veste che non è la mia, è inevitabile che nella politica che mette, come dire, tutto in piazza, è inevitabile che io faccia la fine barbina, che è il contrario di quello che... E sentite adesso la definizione di politica di Plutarco. Io credo che la politica sia come un pozzo. Spero che diventi anche per voi una definizione d'ora in poi nota. Molti dei politici non la conoscono perché ovviamente non leggono Plutarco. Io che lo leggo lo so. Allora, la politica è come un pozzo. Chi vi cade dentro accidentalmente e inaspettatamente è preso da angoscia e rimorsi. Mentre chi vi scende con la tranquillità che gli deriva dalla preparazione e dalla riflessione affronta gli impegni con senso di misura. E non c'è niente che lo possa esacerbare, proprio perché il bene è nient'altro il fine esclusivo della sua azione. Non si lascia, come dire, intimidire da nulla, perché ha la coscienza a posto. Questo è il concetto. E fin qua è la scelta. Quindi è come se dicesse a questo giovane che si chiamava Menemaco ed era della città di Sardi, in Lidia, è come se gli dicesse: caro Menemaco, hai deciso di scendere in politica, di fare questa scelta in base a questi principi o no? Perché se lo fai in base a questo principio, allora va bene, se no tutti gli altri casi lascia stare. Ed ecco i primi passi. Quali sono i primi passi? Vi riassumo. Se uno ha deciso di dedicarsi alla vita pubblica partendo dalle premesse della scelta, in base a un preciso ragionamento, allora i primi passi che deve fare sono studiare il carattere dei suoi concittadini, capire chi sono i suoi concittadini. Vedete che siamo sempre all'interno della micropolitica, la politica della città. E qui, senza pretendere di cambiare la mentalità corrente, ma inizialmente assecondarla, e poco alla volta, quando ha acquisito credibilità presso i suoi concittadini, un po' alla volta li porta verso le scelte che fin dall'inizio riteneva essere utili per loro. E c'è questo bel esempio che vedete nel primo capoverso, quando dice: il vino è inizialmente dominato dalla personalità del bevitore, ma poi lentamente, man mano che lo riscalda ed entra in circolo, ne condiziona e altera l'umore. Così un politico, finché non si è procurato la popolarità e la credibilità necessarie per assumere un ruolo di guida, deve adeguarsi alla mentalità corrente e operare di conseguenza, conscio di ciò che naturalmente lusinga e attrae il popolo. Più avanti però dice: un politico non deve imitare l'indole del popolo, ma conoscerla, che è diverso, e servirsi in relazione a ogni singolo popolo dei mezzi idonei a conquistarlo, cioè quello che noi chiamiamo, e che anche lui poi chiama, l'elaborazione del consenso. Deve quindi essere umile, conoscere a fondo il carattere dei concittadini e lentamente, un po' alla volta, fare quell'effetto che il vino fa sul bevitore.
Perché quando ha acquisito forza e credibilità deve cercare di regolare il carattere dei concittadini guidandoli gradualmente verso il meglio e prendendoli dolcemente per mano. È faticoso cambiare la mentalità della gente. Come vedi, è realistico in massimo grado e quindi poi va avanti con il tema della trasparenza. E cioè, ogni politico deve essere, poi il testo lo avete, quindi vi leggete anche quelle parti che io non leggo e non vi sottolineo, ma una carica pubblica deve essere, come dire, ricoperta nel modo più trasparente e assolutamente trasparente. Tant'è che dice, fu dunque la meritata la fama del tribuno della plebe Livio Druso. La sua casa aveva molte parti esposte alla vista dei vicini. Quindi i vicini potevano vedere, no, quello che accadeva in casa sua, ma non da tutte le parti, ma ne aveva molte esposte. E un artigiano gli garantiva che per soli 5 talenti avrebbe provveduto a orientarle diversamente e a modificarne la disposizione. «Ne avrai 10», invece, fu la sua risposta, «se renderai trasparente tutta la mia casa, perché tutti i cittadini possono vedere come vivo». Ecco, questi aneddoti servono, come vedete, ce ne sono centinaia, ma vedete che servono immediatamente per vedere l'azione dell'uomo più ancora che il concetto per il quale si richiama la necessità. La gente conosce a fondo, anche quando sembrano più profondamente occultati, i caratteri, i pensieri, le azioni e la condotta di vita dei politici e i loro comportamenti privati, non meno di quelli pubblici, fanno sì che uno sia oggetto d'amore e ammirazione e un altro di ripulsa e disprezzo. Nell'andare avanti, ma sintetizzando il più possibile, ci troviamo, per esempio, la domanda. Dice, ma allora se è così, se la gente conosce a fondo le disposizioni d'animo di, come mai vota certi personaggi? Leggiamolo. E allora come mai le città si affidano, vedete che questo è un interlocutore fittizio, no? Tra virgolette, si affidano anche a chi vive nella licenza e nella mollezza? Com'è possibile che vengano scelti come governanti, se fosse vero Plutarco quello che tu ci stai dicendo, vengono scelti personaggi che sono assolutamente impresentabili? E lui risponde, è vero. Ma anche le donne incinte capita spesso di avere voglia di sassi e a chi ha la nausea di ingerire sale marino e alimenti del genere, salvo sputarli fuori schifato un istante dopo. Così anche i popoli, per infingardaggine, dissolutezza o mancanza di capi migliori, s'affidano ai primi che capitano, anche se in cuor loro li detestano e li disprezzano, e col passare del tempo godono nel sentirli insolentire. E qui c'è tutto un passaggio bellissimo di cui vi do una piccolissima parte, non vi do anzi nessuna parte, che riguarda le citazioni di Aristofane e di tutti i demagoghi che venivano insolentiti da Aristofane tra, diciamo, il plauso e le risate del pubblico che pure quei demagoghi aveva eletto. Come entrare in politica? Le due vie, anche questa è interessantissima. E sempre spiegazione di quali sono le vie per entrare in politica? Pensa oggi quando abbiamo molte persone, no, che mi pare vogliano entrare in politica, ci sono due strade. La prima, fulmina e brillante, si lega a un atto glorioso, ma non è esente da rischi. L'altra, invece, è più prosaica, più lenta, ma più sicura. Andiamo a definire quello che è, quello che lui vuol dire. Vuol dire che ci sono personaggi che acquisiscono un'improvvisa popolarità dovuta a mille situazioni. Questi personaggi, naturalmente, subito vengono da quelli che il potere lo detengono, naturalmente, alle spalle, vengono subito candidati e si ritrovano naturalmente a riscuotere questa popolarità acquisita con un'azione così, frutto un po' anche del caso, ma insomma, comunque un'azione improvvisa.
E questi naturalmente poi scontano questa loro totale mancanza di preparazione. Allora la via seconda è quella più giusta. E come si fa? Allora, innanzitutto bisogna avere operato quella scelta iniziale e cominciare a guardare chi è la persona dotata di esperienza politica che ti possa essere guida e riferimento. Scegliti la persona che tu ritieni migliore, perché nella politica, come in tutte le cose, ci vuole preparazione, non un ingresso così immediato e, come dire, frutto di spontaneità, ma una preparazione che viene fatta con tutte le necessarie cautele e con tutti i necessari approfondimenti. La via sicura e lenta, leggo da pagina 5, fu scelta da molti uomini illustri. Aristide, Focione, Pammene di Tebe, i romani Lucullo e Catone, lo spartano Agesilao. Questi che cosa hanno fatto? Hanno fatto un'azione, come dire, che è esattamente quella. Chi debutta in politica deve scegliersi come guida un personaggio autorevole e seguirlo per apprendere da lui quali sono, come dire, le necessità legate appunto alla politica. Certo, questo personaggio, nello sceglierlo, non dobbiamo sceglierlo perché è potente o perché è più maneggione degli altri, ma perché la considerazione che abbiamo di lui viene a coincidere con l'idea che ci ha portato alla scelta politica. Quindi, quando vedete la parte conclusiva, chi debutta in politica non deve limitarsi a eleggere a propria guida un personaggio famoso e potente, ma che sia tale anche per virtù, cioè per le sue qualità morali. E ancora, come comportarsi con gli amici, che è interessante perché come uno entra in politica, chiaramente c'ha tutti quelli che lo hanno sostenuto, gli amici che aveva in precedenza, i tanti nuovi che si presentano. E quindi, sentite come dice, l'atteggiamento da assumere nei confronti degli amici disapprova la condotta di Temistocle e di Cleone. Quindi è proprio un attacco, dice, non dovete fare né come Temistocle né come Cleone. Cosa ha fatto Cleone? Appena ebbe deciso di darsi a chi è Cleone, è il più noto dei demagoghi ateniesi post-Periclei, quindi siamo nella parte finale del V secolo. Quest'ultimo, non appena ebbe, e naturalmente oggetto degli strali di Aristofane, sia nei Cavalieri, eccetera, sia negli Acarnesi, quest'ultimo, non appena ebbe deciso di darsi alla politica, riunì gli amici e ruppe ogni legame con loro. Sentite, perché in politica, diceva, l'amicizia rischia di ammorbidire e sviare molte decisioni corrette e giuste. Quindi lui dice, tutti i miei amici li riunisce e dice, da questo momento in poi noi non ci conosciamo più, perché la politica deve seguire le scelte corrette e giuste e non le scelte clientelari con gli amici. Commento, meglio avrebbe fatto invece a scacciare dal suo animo la passione per il denaro e le contese e a purificarsi da invidia e malignità, perché le città non hanno bisogno di uomini senza amici o compagni, ma di persone valide ed equilibrate. Lui invece allontanò gli amici e tutto intorno 100 teste di adulatori maledetti in cerchio lo leccavano. Come dicono i poeti comici, questo Aristofane, aspro e duro con le persone oneste, si sottometteva alla massa per ingraziarsene i favori, guidandone il rimbambimento e dispensando indennità, e associandosi alla parte più vile e malata del popolo per andare contro i migliori. Quella oclocrazia che veniva ricordata la settimana scorsa dal professor Curi. Temistocle, allora, questo è Cleone. Ma anche Temistocle ha tenuto una condotta che Plutarco disapprova. Che condotta ha tenuto Temistocle? Temistocle, al contrario, replicò in questo modo a chi gli spiegava che avrebbe governato bene se si fosse mostrato imparziale con tutti. Lui rispose, che io non abbia mai a occupare una poltrona che non consenta ai miei amici di ottenere di più di quelli che non mi sono amici.
sbagliando a sua volta nel porre la politica al servizio dell'amicizia e nel subordinare la collettività e il bene comune ai favori e agli interessi privati. E il resto della considerazione preferirei che lo leggeste da soli. Qual è però la conclusione? Quella che noi dovremmo dire: la via equilibrata è giusta. Un uomo politico ha bisogno dei suoi amici, perché se è una persona per bene lui, gli amici che si è scelto sono automaticamente persone per bene e quindi condivide con loro naturalmente le decisioni e le scelte che vengono prese. Questi amici lo proteggono rispetto ai 100 adulatori maledetti che si vogliono insinuare da ogni parte, e alla fine ne risulta lui stesso più forte e quindi non deve fare quello che diceva di voler fare Temistocle, ma casomai deve seguire quel comportamento diciamo mediano, che porta per esempio a quest'altra considerazione. In politica ci sono anche modi non disonorevoli per far guadagnare qualcosa agli amici in difficoltà. Cioè, tu puoi benissimo favorire i tuoi amici senza che questo vada a detrimento naturalmente di quello che è l'obiettivo. Esempio: Temistocle, scorgendo dopo la battaglia su un cadavere dei bracciali e una collana d'oro, passò oltre. Ma rivolgendosi all'amico che era con lui, prendili pure, gli disse, tu non sei Temistocle, che è carino, no? Prendili pure, tu non sei Temistocle. L'amministrazione pubblica offre spesso anche a un politico l'opportunità di aiutare gli amici, e così a uno conferisce l'incarico di assumere su compenso la difesa di una causa giusta, un altro presenta un ricco che ha bisogno di una persona che ne curi e tuteli gli interessi, e un altro infine dà una mano nella stipula di un appalto o di un vantaggioso contratto di affitto. Epaminonda sollecitò addirittura un amico a recarsi da un ricco e chiedergli un talento. Dice, vai da quello là e chiedergli un talento, autorizzandolo a dire che l'ordine veniva da lui. Questo è sconcertante, no? Perché provate a pensare, oggi ne sarebbe data galera. Sentendosi rivolgere una simile richiesta, il ricco andò allora da Epaminonda per conoscere il motivo. Risposta: perché lui si ebbe come risposta un uomo onesto e quindi povero, mentre tu ti sei arricchito sottraendo molti beni alla città. Questa considerazione, naturalmente, detta così, può essere fraintesa, ma inseriamola in tutto il contesto e la comprendiamo bene, il grande realismo. Vi tralascio come comportarsi con gli avversari politici, anche se varrebbe veramente la pena di leggerla, come reagire alle invettive, come far passare un provvedimento. Senti questa. Allora, cosa succede? Succede per esempio che il popolo è maldisposto nei riguardi dei politici e pronto ad accusarli. E molti utili provvedimenti, se non incontrano in sede di discussione, evidentemente, opposizione e dibattito, sono sospettati di essere frutto di intese segrete. No? Quando nel nostro parlamentino cittadino, immaginiamo, viene presentata una mozione e la minoranza va contro e la maggioranza va a favore, il popolo, che immaginiamo non c'è, ma che immaginiamo sia alla televisione e guarda la ripresa diretta, avrebbe l'impressione, no, che una cosa viene sentita come giusta da una parte e completamente sbagliata da quell'altra. Allora senti cosa dice Plutarco. Che è questo soprattutto l'idea che ci siano delle intese segrete che screditano i partiti e le amicizie. Le eterie di allora sono i partiti di oggi, no? I gruppi. Sarebbe forse più interessante tradurlo lobbies che non partiti, però insomma, siccome il concetto è quello. I politici non devono permettere che al loro interno vi siano reali inimicizie o dissapori, eccetera, eccetera, perché, come disse quel, non cominciamo a litigare tra amici, cioè all'interno della maggioranza, una volta che ci siamo sbarazzati della minoranza. Anche questo, no, fatto molto attuale, si direbbe. Allora, quando il popolo guarda con sospetto un provvedimento importante e salutare, non è necessario che tutti esprimano la stessa opinione, come se si presentassero in assemblea dopo essersi messi d'accordo, ma basta che due o tre si dissocino dagli amici,
e con calma ne controbattano la proposta e poi, come se si fossero convinti, cambino idea. In questo modo trascinano il popolo dando l'impressione di essere guidati solo dall'interesse pubblico. Vedete che questa noi potremmo definirla è una, diciamo, propostina machiavellica. È meglio preoccuparsi per tempo che non scoppino sedizioni e pensare che questo è il compito più grande e più nobile di quella che si può definire l'arte politica. Ed ecco, sentite il passaggio. Considera, dice a Menemaco, ma lo sta dicendo anche a noi, quali sono i beni più grandi per le città. Pace, libertà, prosperità economica, incremento demografico, concordia. Ma per quanto riguarda la pace, i popoli, ai nostri giorni almeno, non hanno alcun bisogno dei politici, perché c'è l'impero di Roma. Di libertà, poi, i popoli ne hanno quanta è loro concessa dai dominatori, cioè dai romani. E forse è meglio che di più non ce ne sia. Questo sarebbe un lungo discorso, ma l'avete forse già intuito, no? Cioè, per evitare che nella libertà ci sia chi spinga in una direzione che porta poi a sedizioni, scontri, rivolte, secessioni e quant'altro. E che la terra sia feconda di frutti, che le stagioni si alternino felicemente, che le donne generino figli che somiglino ai genitori, una citazione di Esiodo, e che chi nasce rimanga in vita, tutto questo un politico, se è saggio, lo chiederà agli dèi con la preghiera. Cioè non dipende da lui. Tra le incombenze che gli competono, ne resta dunque al politico una sola. Eccola qua. Io trovo che questa sia bellissima e questa sì di straordinario valore, che non è inferiore a nessuno degli altri beni e consiste nel promuovere sempre la concordia e l'amicizia fra quanti vivono nella stessa città. Ecco, questa è una definizione che io trovo perfino commovente. Tra quelli che vivono, dice, non tra i cittadini optimo iure, tra quelli che vivono nella stessa città, il compito unico che ha il politico è promuovere concordia e amicizia. Grazie.